Ciao, benvenuti a Cazzeggio Cazzagnale, lenta morte dei media tradizionali e convergenza dei contenuti in super media ad utenza segmentata. Sino a quando il digitale non collasserà per sovrappopolazione, danni da cambiamento climatico, scarsità, la convergenza di giornali, radio e televisioni continuerà a favorire i servizi internet con super media ad utenza segmentata o quasi polverizzata. I giornali e magazine da tempo si trasformano in website, offrendo anche servizi di streaming, seguendo le notizie con aggiornamenti continui dei siti. Come tutti i website, sono esposti a tanta concorrenza di genere simile o eterogeneo: film, telefilm, giochi, social network, musica, podcasting, libri, blogs, streaming, eccetera. I classici contenuti della Golden Age della televisione si trasformano in servizi di streaming, di serie, film, sport, eventi, in canali pay o free, con modelli economici identici alle pay TV oppure alle TV commerciali. I podcasting sono alla portata di tutti. La tecnologia offre la possibilità di produrre tutti i contenuti della Golden Age della radio, oltre ad emulare i talk show televisivi. I vecchi format disponibili nell'epoca della Golden Age della radio spaziano dalle recite radio, dal colore misterioso, avventuroso, investigativo, commedie, soap opera, novelle per bambini, inoltre quiz show radiofonici, varietà, talent show ed ovviamente live musicali, radiocronache sportive ed eventi non coperti da copyright, inoltre programmi radio d'approfondimento e dibattito di informazione ed opinione personale, con notizie generali e tematiche ed opinioni, bollettini meteo, panel di discussione, interviste, eccetera. In internet domino i super media, ossia canali tematici che offrono testi scritti, libri, files, audio, files video, giochi, software, eccetera. Invece i giornali cartacei, le radio ad onde corte, i canali televisivi in frequenze terrestri non possono essere super media sui propri tradizionali canali di distribuzione perché sono tecnologie obsolete. Le piattaforme di contribuzione digitale satellitare, già dal passaggio da analogico a digitale imposto dall'Europa, avrebbero potuto rimpiazzare la rete televisiva terrestre in quanto offrono meno costi di struttura ed un bacino potenziale d'utenza assai superiore, con le potenzialità dell'uso del multiple piste audio per l'utenza non poliglotta. La politica di sinistra fu miope e stupida e timorosa di perdere il megafono della propaganda elettorale. La politica di destra, miope e stupida, voleva continuare a fare extra profitti, supponendo che le mucche non sarebbero mai diventati cani. Se al prossimo switch off del digitale terrestre 2 la curva di Seneca alimentata dal cambiamento climatico e dalla sovrappopolazione e dalla scarsità non avrà già iniziato a mietere vittime tra gli stati nazionali più fragili, è possibile che quasi nessuno in Italia migri sul digitale terrestre 2. Il satellite, il digitale satellitare 1, standard 1 o standard 2, oppure internet con ADSL e fibra ottica, sono succedanei perfetti e migliori delle televisioni italiane con frequenza terrestre.